eccoci qua per un'altra puntata, vedete? Tutto torna, ok? Siamo qua con Alessia. Alessia, quanti ne hai tu? 27. Sei fidanzata? Sì, da poco. Ragazzi, mi spiace. Da molto poco. Tipo? Tipo neanche un mese. Sì. Dove vi siete conosciuti? Amici in comune, a una festa. Figo. Allora, frasi migliori per conoscere una ragazza dal vivo. Come è nata la cosa con tra di voi? E abbiamo, vabbè, degli amici in comune con cui uscivo in compagnia, ma lui non lo conoscevo. Una sera siamo andati a una festa a ballare e per caso è venuto anche lui. E poi, ad esempio, in questo caso io stavo con i miei amici perché non avevo confidenza, poi lui è venuto un po' lì a parlarmi, mi sembrava simpatico. Mi ha detto, ah, allora conosci, e parlando dei nostri amici in comune abbiamo parlato di questo. E poi abbiamo allora, avuto cosa, insomma, argomenti cosa, in comune, diciamo. Con gli amici in comune è più facile, esatto, però esatto. Poi in ogni caso... sei per strada piuttosto che in un pub eccetera, che tipo di frasi ti piacerebbe sentire e diresti ok, io questo gli do una chance? Perché immagino che se uno arriva puzzolente di acqua ti dice no, sei bellissima, è un po' inquietante, è inquietante. Cos'è okay. Che funziona secondo te? Allora deve esserci ovviamente il contesto giusto. Ok. Un pub ad esempio potrebbe andare bene, sicuramente deve presentarsi qualcuno in modo adeguato, sicuramente non, se uno vede ubriaco non gli darei mai retta, però magari se sono lì con delle mie amiche, lui è lì con dei suoi amici e non ci conosciamo, magari per caso lui mi nota e viene lì a parlare, ovviamente deve venire in modo sicuro. E magari si porta dietro gli amici, così si inizia a fare conversazione e mi piace magari che uno mi chieda ah, ma sei di queste parti, cosa fate? E crea una situazione di dialogo fra tutti. Allora in quel caso se vedo poi che conversando è una persona interessante non avrei problemi. Ok, creo allora un'altra scena. Sei in un centro commerciale, stai facendo pausa, stai bevendo un caffè, un ragazzo ti nota. Cos'è che ti fa piacere sentire? Che cos'è che fa la differenza secondo te in una frase d'esordio, ecco? Ma ad esempio in una situazione del genere, magari sto lavorando, sono in pausa, potrebbe dirmi ah ciao, ti ho vista lavorare, complimenti, mi sembra che sei un po' stanca, stai facendo pausa, allora lì mi verrebbe magari da conversare, di dirgli del mio lavoro piuttosto che chiedergli del suo. Cioè... Non ha detto una cosa sbagliata però, eh? Cioè di base, vabbè, il senso è giusto, cioè ci sta, cioè il fatto che stavi passando, l'hai notata e appunto lei faceva riferimento al discorso dell'essere stanca. Sì, se uno lo nota diciamo che vuol dire che ha avuto attenzione per questa cosa, non che mi venga lì a dire ciao mi dai il tuo numero. E qua puoi agganciarci anche il discorso della pazienza, perché magari essendo una recepzionista avere tanta pazienza. Sì, 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 certo, ovvio. Poi magari puoi agganciare a qualcosa che hai fatto te, no? Magari puoi dire, per esempio per me Steve, cioè io ne so qualcosa perché ho lavorato per 12 anni con i bambini, quindi so bene come ci si sente, a volte spaccheresti tutto ma devi mantenere una calma zen, ti capisco? Sì, sì, poi da lì no, poi certo. Puoi iniziare, assolutamente sì, ci sta. Fine. Dipende anche ovviamente da come uno è preso, magari nello stesso tipo di situazione può esserci un giorno in cui inizierei una conversazione con qualcuno e un giorno in cui non inizierei una conversazione con qualcuno anche se mi dice la stessa cosa. Chiaro. Ovviamente dipende dallo stato d'animo. Sempre 50-50, deve essere il mood giusto che certo. Non sa se ce l'ha. Un giorno magari sei per i cavoli tuoi e non hai voglia di parlare con nessuno, un giorno invece sei più tranquillo. Ti pongo un'ipotesi, invece voglio partire con una frase diretta, quindi io direttamente voglio esprimere il mio interesse, chiaramente senza usare lo sterile ciao, guarda, sei molto bella, piacere, perché anche se l'ha sentito poche volte ed è un bel coraggio farlo dal vivo, secondo me non funziona. È un po' difficile. Cosa potrebbe essere una frase diretta? Allora, o magari se sono sempre in questo tipo di situazione, sì. Magari se mi vede lì che sto facendo pausa potrebbe venire lì a dirmi ciao, scusami, posso offrirti un caffè? Mi farebbe piacere, perché no? Se sono magari lì in pausa andrei... Cioè, non penso che lo rifiuterei se vedo che è una persona a posto, uno tranquillo, con dei modi gentili, altrimenti potrebbe venire lì con una scusa a chiedermi ciao, scusa, che ore sono e iniziare a conversare. Ok, è molto semplice Alessia in realtà. Sì, cioè, sì, cioè non... Vengo lì, ti offro il caffè e iniziamo a parlare. Prima ci mettiamo però davanti una frase d'esordio che manifesta un pizzico di interesse, perché se tu offri un caffè senza giustificare il fatto del perché ha offerto un caffè suona veramente strano e inquietante, sembra che lo fai con tutti. Ci siamo ragazzi, belli ghiotti, e mi ha fatto corto perché l'abbiamo introdotta. Prossimo giro cominciamo a farla rodare, cominciamo a mettere in difficoltà. No. Grazie Alessio, ciao.